Senti, secondo te Berlusconi, a cui facevi accenno prima, è contento ogni volta che Mattarella sottolinea ho finito? Ma non lo so, guarda, Berlusconi, io devo dire che questa uscita a favore del reddito di cittadinanza l'ha trovata straordinaria, perché Berlusconi è una mina vagante dentro il centrodestra. Cioè, tutti pensavano fino all'altro ieri che lui fosse, ah, ecco, torna Berlusconi, il pregiudicato, ma come si fa a farsi eleggere? Ma no, il discorso è diverso, che lui ogni giorno mette una zeppa tra Salvini, Meloni, cioè gli crea problemi continuamente. E questo suo feeling con i 5 Stelle è chiaramente strumentale, Cioè, serve perché è solo a dare evidente fastidio a Salvini. che sì, ma anche a trovare magari dei voti in più per farsi eleggere, per farsi votare quando sarà l'elezione al Quirinale. Ma in realtà lui ormai è su un'altra direttrice. Io posso dire, è una mia malignità, non ho nessuna prova, ma secondo me lui non li sopporta più Salvini e Meloni. Ah, dici proprio che è una Cioè, questione personale, cioè non ne può più, non li sopporto. ma anche loro, e anche Salvini e Meloni, non lo sopportano più, però hanno un problema, che Berlusconi è una persona molto molto importante, soprattutto per le sue televisioni. E siccome Salvini e Meloni hanno bisogno delle televisioni di Mediaset, tanto per parlarci Quindi non chiaro, si possono quindi liberare di non si lui, questo possono è il mica tema. sbilanciare tanto. Ma lui si diverte un mondo, si diverte un mondo. Allora, devo andare in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Ricordiamo i social adesso che così ci mandano cose, domande. Richieste, potete commentare le nostre storie, le nostre inchieste, Instagram, Twitter, Facebook di Tagadà, commentate, interagite sempre con continenza verbale. Andiamo in pubblicità, arriviamo subito.